accomunati da identità, lingua, storia e ricordo. La motivazione in breve con cui nei giorni scorsi il presidente Luca Zaia ha ricevuto il premio del ricordo dedicato a Norma Cossetto, istriana e studentessa all'Università di Padova, torturata, violentata, uccisa e gettata nella foiba di Villa Surani. Il riconoscimento alla regione assegnato dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia a Palazzo Ferrofini a Venezia. Fin dai tempi della Serenissima, la regione Veneto proiettata verso gli italiani dell'Adriatico orientale, a migliaia dei quali ha fornito accoglienza dopo l'esodo. Grazie, regione. Grazie a voi. Assegnata inoltre una targa al presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, a sigillo del riconoscimento dell'impegno di tutta la regione del Veneto in questo ambito. Perché la regione Veneto in tutti questi anni, anche prima della giornata del ricordo, che poi è diventata legge nazionale, ha lavorato sempre per mantenere e migliorare la storia e la cultura, ricordando l'Istria, Fiume e Dalmazia, che facevano parte di un unico mare adriatico che univa le genti e non le divideva.